Amici di Ilario Sport, abbiamo qui Jack Gattuso, grande protagonista, l'allenatore del Como, neopromosso in Serie B, a 3 giorni di distanza dalla grande impresa della promozione matematica con una giornata di anticipo, proprio il sogno che tutti avevano fatto in questa stagione. Allora Jack, ci siamo sentiti a caldo, adesso ci sentiamo a tiepido, sì, che non è ancora freddo. Quali sono le sensazioni e come hai vissuto questi 3 giorni? Le sensazioni ancora belle, belle vive, belle forti. Sono veramente, veramente felice, felicissimo, ma lo sono per me, per la società, per la squadra, ma soprattutto per i tanti tifosi. Veramente una gioia immensa vedere tutta questa felicità, mi rende veramente, veramente orgoglioso. Ecco. Sono stra felice. Escludendo domenica, volevo chiederti qual è secondo te il momento top della tua stagione e il momento peggiore? Ah, il momento top è sicuramente le 7 vittorie consecutive che ci hanno dato uno slancio incredibile, ci hanno portato a raggiungere il primato e da lì poi il primato l'abbiamo sempre, ce lo siamo sempre tenuti stretti. Ecco, quindi diciamo che quelle 7 vittorie lì è stato il momento in cui veramente ci ha dato una grande spinta. Poi nel percorso, come è giusto e normale che sia, ci siano dei momenti in cui vai un po' più in difficoltà, è fisiologico, tutte le squadre che fanno un campionato hanno un momento in cui non attraversano dei momenti belli, noi li abbiamo avuto, però la cosa più bella è che ci siamo sempre fatti trovare pronti per trovare sempre una reazione, per cercare di reagire. È venuto tantissime volte, è successo questo è il merito della squadra. Poi se andiamo un po' nello specifico, sicuramente i momenti più brutti sono stati dopo la partita con l'Olbia e poi alla fine del primo tempo della partita contro il Livorno che si perdeva 1-0. Questi sono, diciamo, i momenti più brutti, che però ancora una volta la squadra poi è con grande energia, con grande forza, con grande determinazione, con grande aggressività, ne è sempre venuta fuori. Volevo farti una domanda un po' sui numeri, no? Hai parlato spesso di un attacco ovviamente molto, molto prolifico, di una difesa che gioco forza ha subito qualche gol in più. Quello che volevo chiederti però, in un campionato spesso si dice che il girone A è quello meno, come dire, competitivo eccetera, però andiamo a vedere un po' i numeri. Squadre che si stanno giocando la salvezza, il play-out a 40 punti, comunque una lotta fino all'ultimo, punto a punto con l'Alessandria. Non è che è un po' sottovalutato questo girone? Sì. Che forse ci sono dei valori molto alti nelle squadre di prima fascia degli altri gironi e questi invece sono dei valori più migliori delle squadre tra virgolette di seconda fascia. Hai detto benissimo Luca, hai detto benissimo, anzi questo è un campionato, il nostro, il girone A, credo anche, non so se a livello di squadre magari c'è meno qualità, non lo so, ma non credo proprio, ma sicuramente secondo me è il più difficile, perché poi se andiamo a vedere soprattutto nel girone di ritorno, dove tutti, ripeto, devono raggiungere i propri obiettivi, come ben avete visto, giocavi contro l'ultima, giocavi contro qualsiasi altra squadra, sembravano tutte partite e sono state tutte partite complicate, difficili, quindi non c'era niente di scontato, anzi dovevi far sempre delle partite perfette, dovevi sempre affrontare ogni squadra nel miglior modo possibile, perché se no rischiavi anche di perdere, come è successo, ma è capitato a noi, è capitato a Renate, che all'inizio del campionato, nel giorno di andata, sembrava una squadra imbattibile, fortissima, è successo poi nell'arco del campionato alla Provercelli, che ha avuto 3-4 occasioni addirittura per andare prima in classifica, quindi anche loro poi nei momenti dove potevano poi superarci hanno sempre, quasi sempre fallito, anzi sempre fallito. È capitato all'Alessandria nella prima parte di stagione, dove comunque tutti ormai sapevano che era la squadra più forte, quindi o prima o dopo sarebbe venuta fuori, e quindi nell'arco poi del campionato tutti hanno avuto dei momenti in cui non riuscivano poi a esprimere il proprio valore, ecco. E ripeto, questo secondo me il girone A è un campionato veramente tosto, difficile, complicato, ma lo dimostra proprio tutte le partite che abbiamo visto. Possiamo chiudere secondo me con una domanda che non so, guarda all'immediato futuro. Questa è una stagione storica, anche perché per la prima volta nella sua storia il Como, visto che il trofeo c'è dal 2000, parteciperà alla Supercoppa. Immagino che siamo ancora nell'ambito dei festeggiamenti e magari non ci si è ancora mentalmente, però anche questo è un motivo per
voglio dire, magari provare a regalare un'altra soddisfazione ai tifosi e alla squadra. Sì, no, certo, quello sicuramente sì. Sappiamo che tante energie le abbiamo spese, tante, tantissime, quindi adesso solo da capire che stato di forma avremo, però sicuramente l'impegno dovrà essere onorato. Però ripeto, quello che ci interessava è aver vinto il campionato, e questo veramente ci dà grande soddisfazione a tutti, e questa è la cosa principale. Poi comunque ripeto, però adesso oggi riprendiamo gli allenamenti, vediamo intanto come la squadra si è ripresa, è rientrata, e quindi dai, poi dopo abbiamo tempo per preparare le altre partite. Benissimo, grazie mille, okay, Jack, grazie a voi. A tutti, grazie a voi, a presto. A presto.